Dalla stazione Irpinia a Difesa Grande, terreno e non biostabilizzato, il 2022 come anno della chiusura definitiva. C'è il protocollo d'intesa tra il comune di Ariano e la società Asidev Ecologia sull'utilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti dai lavori di realizzazione della tratta ferroviaria per la copertura finale della discarica di Ariano. Un passaggio importante e simbolico nell'attuazione del progetto di chiusura e gestione post-mortem di Difesa Grande. E da oggi, per dare attuazione al protocollo, l'amministratore unico della Asidev, Emilio De Vizia, si impegna a presentare agli organi competenti, Regione, RFI e Italfer, la documentazione necessaria per poter impiegare le terre e le rocce da scavo. Un risultato significativo per il sindaco Franza. Ricordiamo, noi in Consiglio Comunale abbiamo espresso fin da subito la disponibilità ovviamente a palesare in sede di conferenza dei servizi, che ricordiamola poi c'è stata il 21 gennaio del 2021, a utilizzare i terreni e le rocce da scavo provenienti dalla stazione Irpinia, il luogo del biostabilizzato per la copertura finale della discarica, cosiddetto capping. In quella sede l'amministratore qui presente espresse, devo dire, disponibilità ad approfondire anche dal punto di vista tecnico e giuridico l'utilizzo di questo terreno, e oggi siamo qui a suggellare attraverso un protocollo d'intesa appunto l'utilizzo di questo terreno. La consigliera comunale, che per la verità in sede di consiglio comunale espresse, ecco, la possibilità di utilizzo di questo terreno vegetale, che è il capogruppo del PD, l'avvocato Laura Cervinaro. Che dire, insomma, siamo La soddisfatti. parola fine su quelle che erano le notizie che circolavano fino a qualche anno fa, l'abbiamo già messa qualche anno fa quando, a seguito di tutte le verifiche, il sito è stato dichiarato non inquinato. Quindi è stato approvato il progetto di chiusura. La chiusura di una discarica ha dei tempi, 20 anni, per la verità 30 anni dovrebbero essere, però nel nostro caso sono 20 perché partono dall'ultimo conferimento, che è il 2007. Quindi tutte le attività di post esercizio sono in corso da subito. Oggi abbiamo raggiunto questo accordo col Comune per, diciamo, evitare l'unico motivo di contrasto che era rimasto, che era quello di evitare di prendere una piccolissima quantità ancora di rifiuto di biostabilizzato, e di diciamo, prendere, sperando che RFI accetti la nostra proposta, le terre della stazione Irpinia. Si comincerà dopo che RFI ci dirà in quanto tempo, diciamo, è in grado di portare questo materiale. Credo che il 2022 sia l'anno della sigillatura definitiva.